Allora, gli alici, lo sgombero, la frittura, si può dire quasi tutti i pesci vengono venduti, i merluzzi, pesce di mare, soprattutto il pesce azzurro. Contiene omega 3, va benissimo. Questo pesce qua è molto venduto anche. Come si chiama? Pescatrice. È roba locale, Molfetta, Manfredonia, Mola, da Bari anche. Anche dalla Sicilia arriva anche qualcosa. Si tratta di prodotti pescati o allevati? Allora, ci sono, sì. Allora, ci sono sia i pesci pescati che quelli allevati. A pesca, di allevato ci sono spigoli orate. Invece di fresco è tutta questa roba qua, tutto come vedi è roba pescata. Ci sono delle stagioni specifiche per ogni specie? Si può dire che arrivano quasi sempre. La Confidenti, presa a testa, consiglia di verificare sul bancone l'etichetta. Sì. Per leggere deve prevedere l'area di pesca. Sì, è vero, ci sono tutte le etichette e ci sono tutte le zone FAO da dove arrivano. Vedi? Se guardi, ci sono tutte le etichette e ognuno ha la sua provenienza. Per quanto tempo dopo la cattura il pesce si considera? Almeno 3-4 giorni lo puoi tenere. Lo puoi tenere, il pesce se pescato lo puoi tenere, ma di solito a noi finisce prima e non riguarda. Come viene conservato il pesce? Nel frigo. Abbiamo la cella che poi noi mettiamo il ghiaccio sopra e lo conserviamo.